Buongiorno a tutti, salve. Volevo fare questo video per farvi vedere quello che avevo preso questa primavera per questo inverno, perché comunque sulla Bompì da a primavera erano uscite delle scarpe per la stagione invernale. E io, fra virgolette, ne ho fatto incetta all'epoca. Considerate che per quello che riguarda questo inverno, quello che ho capito è praticamente che vanno di moda anche girando i vari H&M e altri negozi simili, quindi Chiabi, eccetera. Va di moda il lucido per le scarpe, quindi quest'inverno andranno di moda mocassini e altri tipi di scarpe, tutte molto sul lucido. Il primo paio che ho preso è stato questo stivaletto che potete vedere. Non so se si vede, basta un pochino così. Ci sono questi finestroni, porca miseria, dietro, ma purtroppo non ho possibilità di oscurarli. Ecco, queste sono un paio di scarpe che avevo preso, lucide, stivaletto, con queste borchiette qua e la chiusura praticamente di lato, trapuntato. Queste sono molto molto carine. Poi un altro paio che ho preso lucide, perché quest'anno la moda, come vi ho appena anticipato, è questa. Sono praticamente questi stivaletti così lucidi, molto molto belli, che mi avevano semplici ma lucidi. Quindi con un pezzetto di tacchetto appena, portabilissimi, comodi. Certo, non so per le giornate in cui pioverà, perché il lucido non va molto d'accordo con la pioggia, però vabbè. Vedremo, insomma, altre paia di scarpe, ovviamente. Poi il terzo paio lucide, perché va anche una fantasia tipo piede pull, una cosa del genere. Ecco qua, queste sono della Rainbow, della Bonprix. E anche queste mi sono piaciute da morire e le ho ordinate insieme alle altre. Non so se si vedono, sono tipo da basket. E sono molto molto belle sotto un jeans o sotto un leggings di jeans, comunque. Poi, per andare più sull'elegante, ne ho preso due paia simili, uno chiaro e uno scuro scamosciato. Anche questi ovviamente non vanno molto d'accordo con la pioggia. Questo è il primo paio con un tacchetto sempre portabilissimo, perché io purtroppo per motivi di salute tacchi non ne posso portare. Quindi eccolo qua, molto molto bello, la scarpa è davvero molto molto bella, scamosciata, con l'elastico ai lati, per chi ha problema di polpacci un po' grandi come i miei vanno benissimo. Le ho prese sia nella versione chiara che sia nella versione, eccola qua, scura. Eccoci. Queste con l'elastico al lato, molto molto belle, tappeto portabile, però torno a ripetere, io non so quanto possa essere comoda la moda di questo inverno tra scamosciato e effetto lucido, perché con la pioggia non ci va molto d'accordo. Vedremo, insomma, vedremo quello che succederà, lo sapremo a ridire. L'ultima cosa che, anzi la penultima ad essere sincera, che ho preso è questo paio di stivali che ancora non ho aperto, che sono naturalmente al ginocchio. Ops, l'avevo presi l'inverno passato nella versione nera, stavano in offerta a 19,90 euro o 14, non mi ricordo, una cosa del genere. Comunque molto, il tacchetto molto molto basso, con la cerniera lampo, che naturalmente si possono alzare. Io lo chiamo modello alla corsara. Anche questi con color cammello, in realtà è un colore un po' strano, è un cuoio giallognolo. Dal sito sembravano un po' diversi. Comunque vanno benissimo per quello che li devo utilizzare io, per cui mi vanno ultra bene. E poi, diciamo, regina degli acquisti mi è arrivato qualche giorno fa. Io sono una patita delle Skechers, perché comunque hanno la. Avendo problemi di postura, hanno la suola in memory foam e su Zalando invece questa volta hanno messo in offerta
gli Skechers argentate, e queste sono quelle che mi sono arrivate, bellissime, io le adoro veramente, con la suola in gel, in memory, perdonatemi, eccolo qua, belle infused infatti, memory form, eccolo qua, molto molto belle veramente, stavano 70 euro, su Zalando le hanno messe in offerta a 49 euro, quindi sono felicissima di questo acquisto. Davvero? Perché penso che le metterò parecchio comunque. Io amo le Skechers, ne ho diverse paia, sono veramente come avere le nuvole ai piedi, ci si stanca pochissimo a camminare. Qui ho i cani che abbaiano, i cani che sono di sotto. Ok, quindi questi sono i miei acquisti invernali per quanto riguarda le scarpe. Di tutte quante praticamente le ho prese tutte sul sito della Bonprix tranne queste su Zalando. Ne avevo prese un paio l'inverno passato su Bonprix simili, bellissime anche quelle, però ovviamente il gel che c'è dentro perché ti fa camminare come su una nuvola, quindi le consiglio vivamente a tutti quelli che hanno magari qualche problema, devono stare in piedi tante ore. Qualcosa. Quello che vi consiglio è di prendere un numero, io di solito porto il 40, delle Skechers vi consiglio vivamente, visto che calzano molto molto abbondanti, un numero inferiore, io di solito prendo il 40 di tutte le calzature, di questa ho preso il 39 di tutte le altre che ho della Skechers, quindi mi raccomando un numero in meno perché vestono veramente abbondanti, anche con un calzettone pesante, d'inverno vanno bene lo stesso. Ok, vi volevo far vedere questi ultimi acquisti. Questo in particolare mi è arrivato pochi giorni fa. Ne sono orgogliosissima perché veramente mi piacciono da morire. L'ho aspettato in saldo tantissimo e finalmente sono arrivate. Ok, vi auguro una buona giornata da me e dai miei velocetti. Un bacione che sono impegnati fuori ad abbaiare. Vi auguro una buona giornata e un saluto ai prossimi acquisti. Ciao a tutti.